Urbino accoglie oggi, lunedì 29 novembre, il ministro per le pari opportunità e il ministro alla famiglia Elena Bonetti di Italia Viva qui a Urbino, nella magnifica sede della sala del rettorato di Palazzo Bonaventura, completamente rimessa a nuovo in questi ultimi mesi. Il ministro Elena Bonetti è molto atteso perché proprio in questi giorni, in questo periodo in cui abbiamo avuto la ricorrenza sulla violenza sulle donne, non più tardi della settimana scorsa, abbiamo avuto un episodio incredibile accaduto 2 giorni fa a una giornalista che è stata molestata in diretta TV, si può dire, da pseudo tifosi. Ecco, avere oggi questa possibilità di ascoltare dalle sue dirette parole cosa significa, come lo Stato intende muoversi nell'ambito del piano nazionale di ripartenza e resilienza, è davvero un elemento importante. Aspettiamo con grande curiosità la lezione magistrale del ministro Elena Bonetti. Siamo col ministro Bonetti in visita ad Urbino per un momento importante. L'università accoglie questa disquisizione sulle pari opportunità. Abbiamo parlato prima con il prefetto che le pari opportunità diventano davvero concrete. Sì, un'iniziativa importantissima di cui sono profondamente grata a tutta l'Università di Urbino, a partire dal magnifico rettore, non solo per l'accoglienza ma per il coraggio anche di portare un tema così prioritario per l'agenda del nostro paese quale le pari opportunità. Serve un impegno della collettività tutta intera, delle comunità, ma serve un impegno dei luoghi come di ricerca, di educazione, di formazione quali sono le università. L'Università di Urbino presenta eccellenze di riflessione e di elaborazione, di contributo anche a un ragionamento che stiamo facendo a livello nazionale, quindi è importante in queste sedi certificare come la scelta strutturale della parità di genere che il governo ha fatto attraverso la prima strategia nazionale per la parità di genere e l'investimento di grandi risorse trasversali in tutto il PNRR sia davvero prioritario per una efficace ripartenza per il nostro paese, per tutte e per tutti. Parità di genere, oggi siamo in ambito universitario, quindi nella massima sede della cultura. Probabilmente il concetto dovrebbe partire alla base, forse esageriamo a dire dalle elementari, ma quasi. No, no, ha assolutamente ragione, dobbiamo partire da un approccio culturale educativo che rimuova quegli stereotipi obsoleti, inadeguati, che in qualche modo vedono le donne escluse da alcuni processi di apprendimento, penso al mondo scientifico, oppure dall'esercizio di ruoli di leadership. Noi siamo un paese che ha una costituzione tra le più avanzate nell'ambito della promozione delle pari opportunità. Le 21 madri costituenti hanno davvero fatto la differenza per la nostra democrazia e quindi è nostro dovere oggi ridisegnare questo percorso. Nell'ambito del PNRR introduciamo dei progetti, per esempio sull'educazione digitale, dalla matematica, alle materie scientifico-tecnologiche, per rimuovere le barriere e gli stereotipi che vedono le donne escluse a partire dalla scuola dell'infanzia. Siamo con Cosimo e Maristella, 2 studenti di giurisprudenza che hanno partecipato al convegno, a questa lezione magistrale tenuta dalla ministra Elena Bonetti. Cosimo, parità di genere, tu hai fatto un intervento molto pertinente, purtroppo è una questione ancora culturale se poi in realtà i parlamentari non si presentano a votare le mozioni. Ho ritenuto molto importante fare questa domanda alla ministra perché ho ritenuto uno scenario veramente desolante vederla fare una predica nel deserto davanti ad 8 deputati su 630 e su una questione tanto importante, e secondo me è veramente triste come cosa. Certo, anche perché l'ha detto la ministra ancora prima di iniziare il suo intervento, la cultura parte proprio da queste mura, dalle mura dell'università, dalle mura dei giovani, dalle mura di chi veramente è deputato a cambiare questo stato di cose. Secondo me i giovani che saranno la futura classe dirigente devono prestare molta attenzione al discorso della ministra, perché contiene degli spunti di riflessione veramente interessanti e importanti su cui riflettere.
Maristella, tu quello che è stato detto oggi, e quindi ti senti per qualche verso di sentirlo sulla tua pelle, o secondo te sta cambiando la realtà? Io mi sento direttamente presa in causa in quanto ragazza e in quanto donna, proprio come diceva anche Cosimo e la Ministra, a partire dagli ambienti universitari. Io personalmente ho dei sogni, ho delle aspirazioni, e più volte mi ritrovo quasi a riflettere su quello che magari può prescindere dal mio sogno, quello che posso trovare e con cui io mi devo interfacciare nel mondo all'esterno. E proprio come dice la Ministra, partire dalle origini, dall'infanzia, e evolvere questa situazione anche a livello di quello che si può pensare, di quello che ognuno può credere, può veramente facilitare non solo il miglioramento di ognuno, ma il miglioramento della società, e quindi anche a livello economico. Quindi io, come dice anche Cosimo, proprio questo discorso, questa lezione della Ministra lo farei veramente più caro a ognuno. Sì, tu poi stai studiando giurisprudenza, quindi ci auguriamo tutti di vederti molto presto protagonista in quella che potrà essere la tua vita professionale. Sì, lo spero veramente per tutti noi, ma a prescindere già da giuristi, ognuno nel proprio ambito lavorativo, nel proprio ambito dei propri sogni, deve potersi realizzare appieno. Il rettore Giorgio Caccagnini ha fatto da padrone di casa e ha fatto gli onori di ospitalità a questa importante presenza oggi a Urbino della ministra Elena Bonetti. È stato un piacere avere la ministra Bonetti, perché appunto, come ho detto, rappresenta in questo momento una persona che si sta impegnando a risolvere questo tema, sia delle disuguaglianze di genere, problemi della famiglia, ma anche e soprattutto questo tema della violenza contro le donne. Mi sembra che nel suo intervento sia stata molto esplicita nelle linee che sta portando avanti, soprattutto, come ha detto più volte, quello di provare a cambiare le regole che in questo momento rappresentano degli ostacoli alle donne per partecipare in modo attivo in tutti gli organismi di rappresentanza, ad esempio sia nel mondo pubblico e anche nel mondo privato. È vero, questo cambiare le regole significa in pratica adeguarle al mondo che cambia e adeguarle proprio alla possibilità di dare a tutti le stesse opportunità. Non a caso si parla di pari opportunità, e non a caso la stessa ministra a un certo punto ha detto: utilizziamo la diversità. Cioè, è incredibile, perché c'è quasi una dicotomia, no? Si parla di pari opportunità ma di diversità. In realtà è proprio questo il gioco: riuscire a far sì che tutte le diversità possano apportare elementi utili alla nostra società. Sì, sì, è vero. Questo fatto, uno, prima delle regole, purtroppo le regole non dovrebbero essere cambiate con i cambiamenti che avvengono nella società, nell'economia. Ora nel mondo privato questo avviene più velocemente, nel mondo pubblico diciamo c'è una resistenza maggiore. Questo l'altro tema che ha detto, appunto, delle diversità, nel mio rettorato ho costituito un prorettorato che fa capo alla professoressa Elena Vigano, che si chiama proprio la valorizzazione delle differenze. Cioè, le differenze sono in qualche modo prese, nel modo in cui ci ha raccontato la ministra, un valore che va cercato di far emergere, che va cercato di far emergere. Quindi penso che appunto dovremmo tutti impegnarci nel fare sì che le differenze non siano un ostacolo ma un valore aggiunto. Ci faccia concludere con una menzione particolare per questa università, che sta rappresentando sempre di più qualcosa di importante per la nostra provincia, per la nostra regione, l'Università di Urbino. Come diceva oggi anche la ministra, che entrando qui ha detto: complimenti per la città, complimenti per l'università, complimenti per questa realtà che sta veramente crescendo. Sì, sono, insomma, passato gli anni della crisi dell'università, che era una crisi prevalentemente di natura finanziaria, abbiamo ripreso un sentiero di crescita che ci ha riportati a essere l'anno scorso la prima università per numero di studenti nella regione. Noi ci mettiamo l'impegno, cioè questo è quello che dico a tutti quelli che ci chiedono di fare qualcosa per il territorio, per le imprese. Cioè, il nostro scopo è quello di far bene il nostro mestiere, quindi ricerca e didattica. E poi abbiamo implementato questa terza missione, che è il canale attraverso il quale i risultati di questa didattica, di questa capacità di formazione e di ricerca, poi viene trasferito al territorio. Questo è l'obiettivo che mi pongo anche io, perché è quello che sappiamo fare.
Abbiamo intervistato due studenti, rettore, ci state riuscendo, ve lo garantiamo, perché sono stati davvero due ragazzi straordinari che ci hanno detto delle bellissime cose. Bene, questo mi fa molto piacere, grazie. La professoressa è direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. Noi abbiamo avuto la fortuna di ascoltare due ragazzi ai quali abbiamo chiesto un parere sull'incontro di oggi e l'abbiamo già detto anche al rettore. Mi sembra che stiate davvero facendo un buon lavoro a giurisprudenza, perché questi due ragazzi hanno colto davvero l'essenza dell'incontro di oggi. Sì, questo mi fa molto piacere, perché sono studenti del corso di diritto costituzionale e non, perché sono anche studenti, diciamo, degli anni successivi al primo. E io devo dire, durante le lezioni, lo diceva anche la Ministra, diciamo, la nostra carta costituzionale apre e facilita questo ragionamento, che è un ragionamento giuridico, di parità giuridica tra uomini e donne, e quindi di applicazione del principio di eguaglianza nella sua dimensione formale e sostanziale, ma è anche un fatto culturale. Io credo che i pregiudizi legati, come dire, a presunte attitudini delle donne in un senso o nell'altro sono un fatto culturale. E dicevo nel mio intervento, a volte inconsapevolmente culturale. E su questo evidentemente il percorso deve partire dalle giovani generazioni. Forse parte proprio da noi donne come madri dei maschi. E poi parte nelle scuole, in uno sviluppo delle facoltà cognitive di entrambi i generi in maniera inclusiva. E poi parte anche, secondo me, nel corso della crescita, deve diventare nelle donne adulte consapevolezza della propria autonomia, consapevolezza della propria libertà, consapevolezza del proprio talento e capacità. Io credo, ho cercato di farlo in questi anni di lavoro sia a Roma che qui in Urbino, di talento che viene espresso secondo caratteristiche che sono quelle delle donne, che non sono migliori o peggiori di quelle degli uomini, che secondo me sono diverse e complementari. Io ho sempre voluto nei miei gruppi di lavoro uomini e donne, perché l'approccio che ha una donna è diverso, non sempre è migliore. Tante volte mi sono trovata a fare un passo indietro e a dire al collega uomo: hai ragione tu, in questo caso è più corretta il tuo approccio. E tante volte invece abbiamo valutato che un approccio legato a una sensibilità diversa, probabilmente legato anche alla magia della maternità che le donne attraversano. Certo, che infatti per esempio questo concetto che è stato tirato fuori anche oggi, il concetto per esempio della maternità, delle difficoltà che tante volte si riscontrano nei luoghi di lavoro, non diventi un problema ma invece diventi un'opportunità, perché chiaramente una donna che vive un'esperienza come quella della maternità, che permetta di dirlo vuol dire il prosieguo della specie umana, detto proprio in pochi termini, andrebbe valorizzata al massimo. Io direi un po' di cose. La prima, che evidentemente la femminilità e l'essere donna non è comunque sinonimo di maternità, quindi si può essere donna, lavoratrice, capace di esprimere le proprie sensibilità indipendentemente dalla maternità. Ma non c'è dubbio che la maternità è un percorso che attraversa la stragrande maggioranza delle donne ed è un momento di grande magia. E intanto non è un momento solo femminile, perché mi risulta che la gravidanza femminile è frutto evidentemente di un incontro con l'uomo, quindi l'uomo non può essere considerato esterno alla maternità, punto primo. Punto secondo, non c'è dubbio, l'esempio che faceva la Ministra, un imprenditore che si trova a dover assumere a parità tra uomo e donna, e a parità di capacità, tende ad assumere un uomo perché gli dà appunto garanzia di continuità del lavoro. Io stessa, quando arrivai in Urbino, le resistenze nei miei confronti molti anni fa erano legate al fatto che ero donna e madre di una bambina, e quindi i colleghi dicevano: questo non può garantire quella continuità che invece danno gli uomini. Ora, questo secondo me deve seguire due linee. Una linea, quella delle donne, cioè di una capacità delle donne di coniugare i tempi, evidentemente col concorso del partner, con sistemi di welfare, e poi probabilmente anche, mi è sembrato molto intelligente il percorso di una defiscalizzazione degli oneri su un imprenditore che ha una e quindi
come dire, il momento di maternità non diventa un momento punitivo per le donne se pensiamo all'impresa. Se pensiamo all'università, evidentemente il discorso è quello sulla produttività, perché sfido qualsiasi donna a poter, come dire, continuare a scrivere, a fare ricerca, evidentemente nell'ultimo mese di gravidanza o nei mesi in cui evidentemente l'allattamento, l'attività di cura è evidentemente prevalente. Questo va considerato come dire, come un momento formativo, non meno. E un'ultima cosa, io credo che questi percorsi hanno anche una componente, come dire, diciamo sociologica, non so se uso il termine più esatto, e cioè più il mondo del lavoro è fatto di uomini e di donne e più tutto questo diventa spontaneo. E un direttore di dipartimento donna, quando convoca i consigli, quando programma i consigli di dipartimento, tiene conto delle esigenze delle colleghe madri. Quindi non mi verrebbe mai in mente di convocare un consiglio di dipartimento alle 18 di sera, perché so che per una donna le 18 di sera significa organizzarsi una babysitter, chiedere al marito, cioè trovare un'organizzazione, come dire, domestica che mal si concilia con il lavoro. E allora se il direttore di dipartimento, io ho dato le percentuali, un 16% su 807 dipartimenti in Italia, significa pochissime donne. Ecco, una crescita delle donne competenti attraverso percorsi di selezione, come dire, trasparenti. E quantomeno paritari. Rende tutto questo più semplice. E secondo me è una ricchezza. Io sempre, ecco, quando ho detto la differenza diventa un qualcosa di speciale che fa crescere, diceva la ministra, che rende la democrazia compiuta. Il prefetto della provincia di Pesaro Urbino è il dottor Tommaso Ricciardi, presente anche lui a Urbino per questa importante manifestazione nella quale ci sarà presente il ministro delle pari opportunità. È un tutto dire considerata anche la situazione sociale di questo momento. Sì, in realtà è un momento importantissimo. La presenza del ministro Bonetti è fondamentale in un momento, come giustamente diceva lei, richiamava lei, in un momento dove l'aspetto sociale della tutela della donna è in questo momento molto sentita, ma anche drammaticamente attuale, perché il discorso pari opportunità, violenza di genere in questo momento camminano di pari passo, e quindi un convegno di questo spessore è sicuramente uno dei momenti e dei motivi che può aiutare il percorso delle pari opportunità, può aiutare anche a valutare meglio e a riflettere ancora di più su questo drammatico problema sociale che è quello della violenza di genere. Quindi ben vengono questi momenti, un ringraziamento va anche al Rettore Calcagnini che ha organizzato questo grandissimo evento, e credo che questo appunto in questo contesto dove notoriamente è una agorà di giovani costituisca un momento di riflessione di cui ne abbiamo bisogno per riflettere appunto sulle pari opportunità, sulla realtà, sulla concretezza, perché sennò diventano solo parole che ci deve essere in un contesto sociale come il nostro, civile e quindi democratico, e quindi è beneaugurante proprio per il futuro una cosa del genere, proprio quello che auspichiamo, che vado sempre dicendo in tutti i contesti in cui lo posso dire. Non a caso lei è prefetto, ma ha strappato le parole di bocca, perché le volevo proprio dire questa cosa sul concetto di pari opportunità, perché le pari opportunità appunto restano teoriche, invece la messa in pratica delle pari opportunità significa un'apertura verso tutti e un'apertura verso inclusiva, verso tutte quelle che sono anche, non vogliamo neanche definirle minoranze, perché in realtà le minoranze non ci sono più, ma la società deve essere aperta. In realtà non ci sono minoranze, e io mi scusi ma mi ricollego sempre al discorso della violenza di genere. Il capo dello Stato, quindi non uno qualsiasi, non ha esitato anche l'anno scorso a definire questo problema come un problema di crimine all'umanità. Allora l'umanità deve essere assolutamente su una situazione di perequazione, quindi non possiamo parlare di minoranze eccetera, quindi alle pari opportunità dobbiamo dare un'effettiva concretezza, se no rimangono solo parole che oggi le diciamo, dopodomani ce le siamo già dimenticate. Invece dobbiamo segnare, deve essere questo l'inizio per un reale
come dire, percorso e nello stesso tempo dobbiamo giustamente entrare nel novero dei consessi civili nel quale a buon titolo siamo, però ecco, dobbiamo alle parole far seguire i fatti, ci deve essere proprio una concretezza di azione. È appena terminato l'incontro con la ministra Elena Bonetti qui nei locali dell'Università di Urbino, all'ultimo piano del Palazzo del Rettorato. È stato un incontro partecipatissimo, tanti giovani presenti, a dimostrazione di come questa questione che riguarda la parità di genere ormai sia vista come un vero e proprio motivo di evoluzione sociale. I giovani sono consapevoli che il mondo sta cambiando, devono cambiare le regole, è chiaro che ci sono regole che oggi sono interpretate e fatte in modo tale che purtroppo la parità di genere e le pari opportunità siano ancora teoria, cominciano a esserci gli strumenti, cominciano a esserci gli investimenti, il ministro Elena Bonetti ha parlato in maniera molto concreta di quello che il PNRR dedicherà anche a questo elemento essenziale per l'evoluzione della società. Io ringrazio Francesco Mazzetti per la sua consueta capacità tecnica nel condurre questo servizio. Un saluto a tutti voi, buona serata.